Buona serata cari amici social follower, ci ritroviamo qui dopo quasi una quindicina di giorni. Parliamo delle grandi coppe internazionali di calcio che dopo la sosta di dicembre e gennaio consueta stanno per ripartire in maniera particolare la settimana prossima. Ovviamente la Champions martedì, mercoledì e l'Europa Conference League di giovedì. Andiamo con ordine partendo dalla Champions. Copenaghen Manchester City il martedì 13 alle 21, Lipsia Real Madrid, stessa ora. Vabbè, qui vedo le fasce orarie sono identiche per tutte le partite. Il mercoledì si giocherà Lazio Bayern Monaco e Paris Saint-Germain contro Real Sociedad. Poi la settimana successiva, per questo format usato ormai da diversi anni, giocherà il martedì Inter Atletico Madrid. E qui penso possibile diretta anche in chiaro su canale 5. PSV Borussia Dortmund, il 21 Porto Arsenal, e chiude delle sfide di andata Napoli Barcellona. Al ritorno credo che probabilmente Canale 5 potrebbe far vedere, potrebbe Bayern Lazio. E dell'altra settimana dopo vediamo un po' Barcellona Napoli. L'Europa League qui autunno di spareggio essendo uscite. Anzi, una delle due, essendo uscita dalla Champions, c'è cioè il Milan, ma qui invece gli orari che si mantengono tra le 18:45 e le ore 21, il 15, 18:45 Feyenoord, Roma, Galatasaray, Sparta, Praga, Shakhtar Donetsk, Marsiglia, Young Boys Sporting Lisbona, alle 21 Benfica Tolosa, Braga Karabag, Lens Friburgo, Milan Lens, che credo dovrebbe esserci la diretta in chiaro anche su TV8, e i ritorni ovviamente ad orari invertiti con la diretta invece su TV8, penso di Roma Feyenoord. Per quanto concerne la UEFA Conference League, invece la Fiorentina attenderà la vincente di una delle partite degli spareggi per andarsi poi a giocare il primo turno eliminazione diretta a partire dagli ottavi di finale. Quindi le coppe internazionali del pallone, tra virgolette, entrano nel vivo con la fase più importante. Noi ci vediamo alle prossime occasioni. Tanti saluti e seguite i miei canali social. Ciao!